Le presento mio marito, Andrew Dodds. Ah. Sandra, questa casa è meravigliosa, sai. Io non me l'aspettavo. Non t'ho vista per 4 anni e poi strisci qui come un serpente. Ha detto che il fratello della signora viene a Volterra qualche volta. Il signorino? Certo che ci viene. La signorina? Sì, la signora Sandra non s'era più vista. Il signorino soprattutto da un paio d'anni lo vediamo spesso. Sei una viziosa come lui. Piccoli vizi, prudenti, sporchi, vizi segreti. Sai, sono molto innamorato di tua sorella. Spero comunque che t'abbia avvertito prima di sposarti. Mi ha detto tutto. Proprio tutto. Sandra, amore mio, voglio portarti via da questa città il più presto possibile. Sei geloso delle ombre che vagano in questa casa? Sì, sono geloso di tutto. Sento che qui c'è qualcosa di strano. Una forza che cerca di allontanarti da me. E ho paura. Well, Toronto is a great place for this retrospective because there's a large Italian community here and a community of legacy speakers as well. And a retrospective like this is really important for them to reconnect with the history of Italian cinema, which has been one of the most important, you know, national industries really in the history of the medium, together with American cinema and with French cinema. So it's really important that we have this retrospective and that we have this exhibition of photographs from his first or these early films to you know, reestablish this kind of relationship and remember how important these films were. Also, these films really speak of the present time. You know, the film Rocco and His Brothers is a film about migration, and of course, these days that's a very important topic to discuss. Ovviamente è una domanda difficilissima, dire qual è il film preferito fra tanti è molto difficile, anche perché se magari me lo chiedi domani ti dico un altro film, allora forse oggi direi Rocco e i suoi fratelli. E perché? Perché è il film che rappresenta nell'opera di Visconti lo spirito più profondo della sua opera, ma soprattutto perché Rocco e i suoi fratelli, insieme a altri due grandi film che sono usciti quasi insieme, L'avventura di Antonioni e La dolce vita di Fellini, sono stati i tre film che hanno segnato, hanno individuato i grandi cambiamenti che stavano avvenendo in Italia con l'avvento del boom economico. Rocco e i suoi fratelli parla dell'emigrazione italiana, del passaggio da una cultura rurale a una cultura cittadina industriale e la tragedia che questo comporta. De dove si via? Lucania. E vieni qui a fare la box. E perché tu? Tutti fratelli? Sì, tutti fratelli. Film preferito di Visconti, certo, è Il Gattopardo, ma in realtà è bellissima. Bellissima perché credo che io vengo da questa generazione dove questo obbligo di diventare famosi a qualsiasi costo, questa madre che cerca di spingere la figlia perché no, era l'unico modo per sollevarsi dalla povertà. Credo che in questi giorni sia molto molto rilevante, no? Il fatto, no? Tutti questi reality TV, ma da sempre ho trovato in bellissima un film di cui, non lo so, mi è sempre piaciuto molto, forse perché c'è la Magnani, come fai a non piacerti un film con la Magnani? Sono svergognato, lì alle da sua.
che casa, oh, roba da matti, qui in casa te vengono. Casa. Oh, fischio pure io davvero. Come sta qua? Sei pronta lì? Ti aspetti in ambalo del figlio il vestito su una mamma te ne casa? Casa di mamma. Ho preso alta. Sei pronta lì? Tutto di corsa ci tocca. Ah no, ma che fa ancora lì, mamma dottorana, eh? Avesse ragione qua, ma. Già, abbiamo studiato forse. Abbiamo studiato. That's the million-dollar question, because with Visconti, every film is, you know, is a treasure trove of ideas and stimuli. If I had to choose one, I would pick 1954 Senso, just because Visconti shot part of that film in my hometown of Venice, and so there's a special attachment to it. But it's also a film that really expresses a lot of his concerns early on. And it can be revisited time and again, and you know, it always yields some interesting insight in the society in 1954, the society in 1866 when it's set, and today's society. No! Basta! È troppo tardi, finita! Io non sono il tuo romantico eroe. E non ti amo più. Volevo dei soldi, li ho avuti, basta. Ah, dimenticavo. Sono anche un delatore. Sono stato io a denunciare tuo cugino alla polizia. Tu naturalmente l'hai sempre saputo, ma hai fatto finta di niente per salvare la nostra storia d'amore. No! No! Vai, 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 signora! Vai, vai, squadrina! Vai, vai via, rompiti il collo, non fermarti! My favorite movie of him is, I would say, I have to mention two. One is Ossessione, 1943. It's a great movie. It's a great story of love, passion, and at the end, it's a tragedy. And the other one is The Leopard, which is the most classical Visconti movie set in Sicily at the time of the Italian unity, when Garibaldi went to Sicily and the south became part of the Italian monarchy, so and all the changes in that with the famous sentence, bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com'è. O stella, o fedele stella. Quando ti deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto, nella tua regione di perenne certezza. Bell'esercito. Ma sul serio. Proprio quello che ci voleva. Per la Sicilia. Ora possiamo stare tranquilli.